Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Con questo video parto con la premessa che vado a rettificare un video precedente dove vi avevo spiegato come inviare messaggi SMS anonimi su qualsiasi telefonino e non essere rintracciati. Ovviamente c'è una legge al riguardo, comunque leggete, vedete il mio video precedente perché non ho voglia di ripetere tutto. Purtroppo, mio malgrado, scoprete che questo programma non solo era limitato perché potevate mandare solo un SMS al giorno, ma nascondeva un sistema in cui infettava il computer e apriva una backdoor sul sistema operativo in utilizzo. Io l'ho scoperto perché uso una suite di diversi programmi freeware e ho riscontrato questa anomalia. Ho lanciato il mio antivirus nello specifico per rintracciare questa anomalia e ho scoperto che c'erano due file infetti da un Trojan sconosciuto. Ok, un'altra cosa che è sospettito, perché poi ho scaricato il file, e questo file NAnom pesa la bellezza di 2 mega e soprattutto il sorgente è illeggibile. Di solito i file Python sono in chiaro perché nasce comunque da un progetto open source. Il signorino in questione, che l'autore si è scritto qua sopra, si chiama N4BI1, molto originale, ha usato tutta una serie di parole che è a posto. Usa questo sistema per nascondere il suo codice. Utilizza che cos'è? Un text bell per API, una cosa del genere, ok. Poi, se riuscirò a capire come ha fatto, sicuramente sarò capace di leggere il codice per intero. Ma io comunque non mi sono dato per vinto, piuttosto che perdere tempo a decryptare il sorgente, ho cercato di capire cosa avesse usato lui per inviare gli SMS anonimi e sono riuscito a trovare la società che ha utilizzato lui, che si chiama, ecco qua, questo è il sorgente che ho realizzato io, ci ho messo più o meno una settimana. L'azienda in questione si chiama, ecco qua, TextBelt. TextBelt vi permette di inviare un SMS al giorno come prova e loro servizi a pagamento. In pratica loro vendono servizi di 2 dollari 50 messaggi o 3 dollari 100 messaggi eccetera eccetera, interamente anonimi perché partono da un numero di telefonino realizzato a random, quindi non è un numero di telefonino che fa capo a voi. Poi potete vederlo anche nel video in cui ho pubblicato. Quindi sono riuscito a sviluppare il programma e sono riuscito a fare più di quello che faceva NAnom. In pratica NAnom, una volta che avevate inviato il messaggio, basta, dovete solo chiuderlo e aspettare 24 ore per inviare un altro messaggino. Invece con questo programma che ho realizzato io, non solo potete inviare il vostro messaggio gratis di test, ma acquistando il pacchetto da questa azienda qui, che comunque 2 dollari costa a cambio 1,50 euro, potete inviare altri 50 messaggi sempre anonimi verso comunque chi volete. E la chicca è che mentre NAnom era installabile su un ambiente Linux, quindi forse per chi non è pratico di Linux avrà detto non lo posso utilizzare, vi dico che questo script lo potete utilizzare anche su Windows installando l'ambiente di sviluppo utilizzato per questo script. Adesso vi faccio vedere, esco da questa finestra, andiamo a cliccare sul file che ho realizzato, vi faccio vedere come si fa a inviare il messaggio. Eccolo qua, questo qui è il file, poi qua sto facendo delle ulteriori modifiche all'applicazione, si chiama Zalika, che è il nome di un personaggio della DC, mi sono appassionato della DC, quindi sto ribattezzando le mie applicazioni in base a caratteristiche di alcuni personaggi, o super cattivi o supereroi, comunque li sto personalizzando. Cliccando su, ecco qua, si apre il terminale di Windows. Allora, dopo vi faccio vedere, perché dopo lo riapro anche in un ambiente di sviluppo Python e faccio vedere un po' la differenza. Vedete questa serie di numerini qua, 34M, non sono altri che codici per personalizzare il testo e far vedere il testo a colori o in un particolare stile. Comunque, come potete vedere, vedete qua vi dice effettuate la scelta, vedete 1 invia SMS anonimo, 2 invia SMS anonimo però a pagamento, invece il primo era 1 gratis al giorno, 3 verifica lo stato dell'SMS inviato e 4 exit. Le faccio 4, esco direttamente perché lo faccio vedere nell'ambiente di sviluppo
com'è. Comunque sappiate che in questa modalità funziona. Ricordate che quando andrete a installare Python dovete spuntare tutte le voci in modo che Python diventa parte integrante e terminale di Windows. Ok, usciamo. Ok, rientriamo nell'ambiente di sviluppo che sto utilizzando io, che è Visual Code di Microsoft, che è un ambiente di sviluppo totalmente gratuito. Con questo è possibile programmare in Python, in C e diversi altri linguaggi di programmazione, anche con Android, no, Arduino, pardon. Si può programmare anche con per Arduino, con diverse schede, con diverse schede di sviluppo addirittura. Comunque, lasciamo stare questo discorso qui. Allora, nel terminale vi ho mostrato Talica, questo qui, la versione dove stava, don, ci devo arrivare, ecco qua, la 1.1, però io già sto cominciando a sviluppare la 1.2, in cui sto utilizzando la libreria JSON, in modo che possa avere maggiori informazioni, o maggiori, diciamo, delle informazioni da server in modo più personalizzate. Adesso lo lancio e vi faccio vedere. Allora, facciamo che adesso io voglio inviare un messaggio gratis, quindi do l'1. Come state vedendo, il testo è ha un diverso stile e è colorato, che nel terminale, come avete visto prima, non è possibile tramite Windows. Se esiste un sistema, probabilmente, forse un domani, se ne riesco, oppure se voi lo conoscete me lo mettete in descrizione, no, vado i messaggi e cercherò di applicarlo. Per adesso ho trovato soltanto Colorama, che mi dà la possibilità di personalizzare il testo dando stili e colori differenti. Ok, 1. Inserisco il numero con prima il previsto internazionale. Ok, scrivo qualcosina, invio. Come potete vedere, avendo utilizzato la libreria JSON, mi dà la possibilità di personalizzare l'errore da parte del sistema del terminale, che ti dice il testo, comunque l'invio del testo è momentaneamente disabilitato, temporaneamente disabilitato, perché l'ho detto prima, il primo messaggio è gratis perché vi permette solo di testare i loro servizi, però non è un messaggio obbligatorio, quindi a volte funziona, a volte no, però quello a pagamento funziona. Quindi vi faccio vedere cosa succede con quello a pagamento. Quindi 2, adesso si dice di inserire la chiave API. Attualmente la chiave API non ce l'ho, che lo devo ancora andare a comprare, però vi spiego. Quando andate sul sito, dentro i siti in descrizione, vi chiederà per la registrazione dell'API un'email. L'email potete utilizzare la vostra, ma ve lo sconsiglio perché stiamo parlando di rimanere in anonimato, quindi utilizzate un'email fittizia oppure un'email, quella là, temporanea, quella usa e getta, che ne esistono diversi siti su internet vi danno questa possibilità. Quindi qua vado a scrivere una serie di numeri, giusto per far vedere se l'errore che vi darà il nome prefisso internazionale. Invio, metto un messaggio qualsiasi, ecco qua, e dice out of quota, quindi non ci sono soldi legati a quell'API, vuoto in pratica. Invece diversamente vi dava un altro errore, adesso vi faccio vedere nella versione precedente, quella in cui ancora non devo aggiornare. Quindi diamo 4, esci, diamo questo, andiamo su Zalika, la versione 1.1, quella lì che avete visto per terminale, facciamo play. Quindi primo 1, quello lì gratis, invio, prefisso internazionale, invio. Vedete, per estensione mi ha dato questa stringa, ecco, il termine più adatto è stringa, in cui mi dice l'invio non è andato a buon fine perché l'invio dei messaggi è temporaneamente disabilitato, o quota rimanente, quindi messaggi disponibili rimanenti 0. Adesso facciamo con i 2, e qui mi chiede di nuovo l'API, andiamo a mettere una serie di numeri, ok, prefisso internazionale più numero di telefono, ok. E qui mi sta dicendo invio non effettuato perché out of quota, non ci sono soldini, e poi segue il messaggio quota rimanente 0. Quindi è chiaro,
Ah, poi ovviamente se voglio fare la verifica basta che clicco il 3, lui mi dice nella versione 1.1 mi dice di inserirgli lead e messaggio, perché se il messaggio sarebbe stato andato a buon fine, qua dove c'è scritto errore mi dava una serie di numeri che avrei potuto prendere e inserirli qua e verificare. Ecco, non dice niente, gli dice non è stato possibile effettuare perché è stato su, cioè non ho trovato nulla. Esco. Adesso vi faccio vedere praticamente la versione che sto modificando, la nuova versione, la 1.02, cosa succederebbe se vado a fare l'invio del messaggio. Quindi riparto 1, ecco qui, sempre prefisso internazionale, tutte i numeri che ci interessa, ok, messaggi a posto. Qui dice no, ho sbagliato il mio telefono, quindi ripetiamo. Si sì, a posto. Ecco qua, dice il test è temporaneamente disabilitato, quindi se qui mi avrebbe dato il numerino, io premendo il 3, ecco qua, premiamo il 3 e andiamo in via, avrebbe dovuto dare una risposta, in questo caso nulla, nix, e ritorna di nuovo nella scelta delle operazioni da fare, perché non avendo inviato il messaggio e non avendo registrato il numero lead, non mi fa effettivamente la verifica. 4, usciamo, a posto. Detto questo, io nel sorgente che potete scaricare dal mio sito ho messo tutto quello che posso conoscere attualmente di Python, descritto, ho messo le etichette in cui spiego qua, invio SMS gratis, invio SSM con API, eccetera eccetera. Potete scorrere il sorgente, potete magari personalizzarlo oppure imparare qualcosa in più riguardo a come si usa Python. A questo punto vi saluto, vi raccomando non fate danni, perché comunque sia, anche se sono anonimi, esiste sempre il modo di essere rintracciati, e se avete fatto cyberbullismo, che in Italia è illegale, se non sbaglio cyberbullismo è illegale in tutto il mondo, comunque sia, se avete fatto cyberbullismo, se vi vogliono rintracciare vi rintracciano. Un conto di mandare un messaggino se è uno stupido e lì nessuno va a denunciare, anzi secondo me le autorità non si muovono neanche, l'altro invece sboccare e dire parole offensive che possono danneggiare la persona psicologicamente, quello diventa un reato e potete essere perseguiti. L'uso che ne farete sono fatti vostri, sono fatti miei, io vi vado a illustrare queste cose solo da un punto di vista teorico, come appassionato. Vi auguro a voi una buona giornata e vi raccomando, lasciate un like.